Grazie Presidente Dombrovski, collega Lope Fontanier, io la ringrazio. La ringrazio perché qua in Europa vediamo a volte delle idee e delle realtà che a noi sembrano fantascienza, perché economia sociale è vero, è il motore propulsore dal quale dovremmo fare ripartire uno Stato sociale devastato, un'economia devastata, una massa di cittadini europei in povertà assoluta. Sono occasioni d'oro che io, ahimè, vedo miseramente naufragare nel mio paese, perché qui sento parlare di crowdfunding, sento parlare di collaborazione, di progetti, di giovani che ricevono vigore e impulso, e io in Italia vedo le cooperative rosse che sono il bacino di voti, di scambio di voti tra la politica e l'occupazione. Ti do un posto di lavoro se mi offri un voto, se mi porti il tuo voto e quello della tua famiglia. Lo scandalo di Mafia Capitale si sorregge sull'economia sociale, sulle cooperative rosse e su questo modo vergognoso di affrontare uno Stato, una condizione che ha i limiti della sopportabilità. Io mi vergogno, io ogni volta che parlo qua in questa plenaria, io mi vergogno di riportare una situazione, quella del mio paese, che ha i limiti della decenza, anzi è indecente. E quindi io la ringrazio per il lavoro e io mi trovo d'accordo con lei e tremo all'idea di dover incentivare una volta in più una situazione che poi so che quando arriverà in Italia non me lo faccia il cartellino, collega Benifei, perché lei lo sa benissimo di che cosa io sto parlando. Quindi io il suo cartellino stavolta non lo accetto, perché lei deve avere il coraggio di fare autocritica e se non lei, il suo paese. Perché veniamo qua e lei, come me, si dovrebbe vergognare di quello che sta accadendo nel nostro paese, di quello che è stato fatto con le cooperative rosse e di chi ha beneficiato, chi doveva beneficiare. Poteva essere l'occasione per chi riceve il servizio e chi eroga il servizio di incrementare e di dare opportunità. E invece no, ci siamo scambiati e regalati voti e posti di lavoro. È vergognoso, il cartellino non lo accetto.